Non sono andati benissimo i saldi durante questi 2 mesi, però l'amministrazione comunale con i suoi strumenti ha ideato sbaracco. Sì, innanzitutto è stato un progetto portato avanti da Elena Zanni, che ringrazio perché è veramente una persona eccezionale come presidente del Comitato Commercianti. È un factotum, è una persona veramente che fa di tutto per tenere comunque sempre attivo il Comitato Commercianti. I saldi sono andati così così, ma è una flessione del commercio già abbastanza generalizzata per mille motivi. Per cui vediamo di dargli una mano a questi commercianti. Io sono estremamente contento di questo grande progetto, si chiama Sbaracco. È un modo così che viene immediato a capire cosa succede, cioè succederà che il Comitato dei Commercianti, per cui tutti i commercianti del centro storico, daranno l'opportunità ai cittadini di acquistare veramente dei prezzi stracciati, per cui porteranno quelli che sono tutti i beni, diciamo così, che sono attualmente sono in sconto, con ulteriori sconti sia all'interno che all'esterno del negozio. Questo per 2 giorni, 8 e 9 marzo. Che non sono un sabato e una domenica. Che non sono propriamente un sabato e domenica, ma un venerdì e un sabato. Questo perché c'è il mattino, logicamente, c'è il mercato ambulante, che questo permette comunque l'estensione esterna da parte dei negozi, di quelle che sono anche le ulteriori bancarelle, per cui allargare un po' diciamo così, l'esposizione anche esternamente. E quello il sabato, perché il sabato prevediamo la chiusura un po' di tutto il centro storico per permettere così il passeggio dei cittadini per poter ammirare, eventualmente anche acquistare, diciamo così, direttamente nei negozi. E diciamo che anche la festa della donna potrebbe dare una mano. Assolutamente, chi vuol fare logicamente un regalo è stato portato anche per questo alle proprie dolci metà o amanti o figli o qualunque persona o anche mariti, perché no? Acquistate a Sassuolo e venite assolutamente a Sassuolo a fare un giro il sabato.